Un evento senza precedenti in nome degli ideali dell'impegno e della memoria. Per la prima volta i coordinamenti di Libera Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo e Reggio Calabria hanno sfilato insieme a Latina in occasione del 21 marzo, 19ª giornata in ricordo di tutte le vittime di mafia. Oltre 100.000 manifestanti provenienti da ogni dove hanno donato colore e calore al grigiore del centro pontino, consapevoli che la storia si cambia mano nella mano. E a mano il corteo è cresciuto, ha preso forma lungo via Isonzo, via Le Marconi e Corso della Repubblica, per poi giungere in una piazza del popolo strapiena, dove dal grande palco sono stati letti ancora una volta i 900 nomi di vittime di mafia. Poi è stata la volta di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, le cui parole semplici e vibranti hanno instillato nei cuori speranza e volontà di trasferire nei territori un ideale che si fa azione. «Basta prudenze, basta deleghe, basta timidezze», ha spiegato Don Luigi Ciotti. «Ci vuole veramente più coraggio, più forza di essere capaci di saldare la terra con il cielo». Siamo qui perché vogliamo ricordare le vittime di mafia e ci mettiamo a fianco dei loro familiari per prenderci un impegno di cambiamento della realtà sociale del nostro paese. Siamo qui per testimoniare che esiste una memoria in questo paese, una memoria di tutte le vittime di mafia, quelle famose ma anche quelle normali cittadini che solo per essersi certe volte trovati in mezzo alla situazione o piuttosto per aver adempiuto al loro dovere sono state uccise da questo terribile morbo che è la mafia. Nel pomeriggio poi, nell'aula magna del liceo scientifico Maiorana, si è parlato di musica contro le mafie e musica delle mafie, con la proiezione del documentario in seminario, al quale hanno preso parte Sabrina Garofalo, Gennaro De Rosa, Maurizio Capone, Enrico Capuano, Alfonso De Pietro, Daniele Sansone e Marcello Ravveduto.